Direi che siamo pronti per fare la tier list di tutte le console Nintendo che non sono tutte le console Nintendo. Alcune hanno le revisioni, altre no, ma noi faremo finta di niente. Iniziamo dal TV game. Ok, allora alzate le mani in chat quanti di voi hanno mai giocato a un TV game originale. Originale, che lo avete attaccato, non l'avete emulato. Cos'è un TV game? Non ho le mani, ok? TV game erano le primissime console della Nintendo e ogni console era solo un gioco praticamente. E prima ancora del NES, prima ancora che entrassero di prepotenza nel mercato dell'intrattenimento videoludico, provarono sta cosa. Siccome io non l'ho mai giocata, siccome sono vecchio, ma non troppo, gli do lo metto in AAA, ragazzi. Lo metto in AAA perché sì. Di più non posso esprimere. No, non erano cabinati, erano da collegare alla TV. Era una specie di Pong, c'aveva mio zio. Ce n'erano diverse varianti. Ora, i numeri in realtà non erano neanche sequenziali. Questo è il 15, mi pare ci fosse anche il TV Game, boh, non lo so, sparo. 666, il TV Game 69, il TV Game 420, eccetera, eccetera. Però ogni console aveva soltanto un gioco con varie modalità, ok? E la controparte, se vogliamo, era quella dei Game & Watch. Però i Game & Watch io li promuovo molto di più, perché in realtà hanno fatto proprio la storia del videogioco, il concept dello scacciapensieri, che però allo stesso tempo è utile, no? Perché doveva sostituire un po' l'orologio digitale. E ci sono delle storie assurde sulla genesi di questo hardware, inventato, costruito, ideato dal compianto Gunpei Yokoi, tra l'altro morto in modo veramente stupido. E secondo me, allora, i Game & Watch sono invecchiati malissimo. Ci hanno dato però il più grande personaggio di Smash che la storia ricordi. Diciamo, invecchiati male, oggi non avrebbe senso rigiocarli, però per l'importanza storica io propendo tra una A e una B. È morto, ragazzi, Gunpei Yokoi prestando soccorso a una macchina in panne in autostrada. È sceso per aiutare sto tizio che non gli partiva la macchina e sono stati investiti da, mi sembra, un camion che non ha visto che si erano fermati sul ciglio della strada. Però gli mettiamo B perché poi la storia è andata avanti e ci sono tante altre cose che andranno messe un pochino più sopra. Detto questo, io tornerei sulle console fisse e partirei dalla prima storica NES, Nintendo Entertainment System, e mi sarebbe piaciuto avere qua sia il Famicom che il NES, in realtà, perché secondo me possono essere viste proprio come due console diverse, però per importanza storica e per impatto culturale probabilmente si meriterebbe S. La metto in A, però seguitemi su questo discorso, perché se poi andiamo a pensare alle console che sono venute dopo, ce n'è una che è decisamente invecchiata meglio. Però è la console che ha dato Natale alle serie più importanti di sempre, ha salvato l'industria videoludica dal crack e ha popolarizzato proprio il videogioco in come lo conosciamo oggi in Occidente, e diciamo che da questa è partito tutto. Vuoi o non vuoi. Non è stata la prima, ma è stata quella che ha rivestito è stata la miccia che ha fatto rinfocare il mercato videoludico, quindi per me sarebbe S, ma la mettiamo in A. No, la mettiamo in A perché, appunto, come già state scrivendo in chat, anche perché, ragazzi, oggi voi lo rigiochereste, se vi dicessi, preferireste giocare un gioco NES o un gioco SNES? Il primo Zelda o A Link to the Past? Preferiresti giocare Super Mario Bros. 1 o preferiresti giocare Super Mario Bros. 1 sulla All Stars? O Super Mario World? O Yoshi's Island 2? Eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, il paragone, il tempo è stato impietoso, ma il mitico, bellissimo, grandioso Super Nintendo in questo non si batte. È proprio l'apice della grafica in 2D, del gameplay in 2D, e anche i prodromi, termini a caso, di quella che poi sarebbe diventata la grafica poligonale grazie all'utilizzo del Mod 7 e poi in secondo luogo del Super FX, il chip aggiuntivo che veniva messo in delle cartucce speciali, tra cui Star Fox. C'era anche il gioco di corse, che non mi ricordo come si chiama, quello che va a 2 frame al secondo, e poi anche in dei giochi che non ti aspetteresti,
dove mi sembra la versione 2 del Super FX veniva utilizzata in Yoshi's Island, ma magari sto dicendo una cavolata. F-Zero penso utilizzasse solo il mod 7, che era una modalità di visualizzazione e di, diciamo, distorceva, allungava, ruotava gli sprite simulando la tridimensionalità. Con il Super FX invece c'erano effettivamente dei motori molto primordiali, ma erano motori poligonali. E saltiamo di palo in frasca e iniziamo a sbrigarci, andiamo verso il primo Game Boy. E qui secondo me vale lo stesso discorso che abbiamo fatto con il NES. Sarebbe una console da mettere su S a occhi chiusi, proprio senza alcun problema. Però, i giochi sono invecchiati male. Probabilmente se un giovinastro oggi prende un Game Boy e prima prova a mangiarlo, perché pensa sia un pezzo, un torrone, e poi capisce che va acceso, ma poi scopre che ci vanno dentro delle pile, delle stilo, e non capisce che non ha mai utilizzato una stilo e lascia perdere. Console invecchiata malissimo, già vecchia quando era nata, ma in realtà tutte le portatili nascono sempre vecchie, ok? Perché nell'ottica del contenimento dei costi devono presentare una tecnologia non così avanzata, ma devono essere funzionali. E il Game Boy era funzionale, nonostante questo, nonostante gli ovvi limiti, gli evidenti limiti hardware, ci hanno tirato fuori dei capolavori. C'è Metroid 2, c'è Link's Awakening, questa è proprio la vecchiaia, Link's Awakening, c'è Super Mario Land 2, cioè ci sono delle cose pazzesche, ragazzi, proprio pazzesche. Quindi console che, vabbè, oggi vi farà schifo, ci sta, sono d'accordo, però un'importanza storica assurda, e io sono cresciuto con il fetish del Game Boy. E non si vedeva una sega, era tutto in tonalità di verde smorto, non si vedeva una sega, anche perché era Nintendo. Super battuta. Kirby's Dream Land, no, vabbè, i giochi, beh, bellissimo tra l'altro, cioè rigiocato oggi è ancora bellissimo. Però attenzione, ora andiamo a vedere le varie revisioni e ce le smazziamo in poco tempo, ok? Perché facciamo così: prima revisione del Pocket, per modo di dire, bene ma non benissimo, ottimizzava un po' quello che era il Game Boy, ma cioè, non dava assolutamente nulla di nuovo. Non capisco perché l'hanno messo in questa classifica. Io il Pocket lo metto su C, più che altro perché poi è rimasto incastrato malissimo tra le varie revisioni. Quello che secondo me era decisamente più meritevole, lo citavate in chat, è il Light, ma non uscì mai all'infuori del Giappone, tra l'altro oggi è ricercatissimo. Aveva finalmente lo schermo retroilluminato, era compatto come il Pocket. Sono indeciso se metterlo come A o B, però a questo punto lo metto come primo tra i B, perché effettivamente non possiamo metterlo allo stesso livello del primo Game Boy a livello di impatto, si tratta pur sempre di una revisione, però è una revisione fatta veramente bene. Il Pocket mi sembra prendesse meno batterie, era più Pocket, era più compatto e sostanzialmente basta. Se non sbaglio lo schermo era anche... aveva dei neri più decisi, ma forse questo me lo sto inventando. No, a livello hardware è la stessa identica cosa, ragazzi. Credo, vabbè, magari mi ricordo male. Comunque ci giravano esattamente gli stessi giochi, non cambiava assolutamente nulla. Il Light invece c'aveva questo step successivo che aggiungeva la retroilluminazione, ma in realtà è rimasta un'esclusiva del Giappone. Noi in Europa non ci abbiamo mai avuto. È il Color che era leggermente meglio a livello di processore, ma non immaginatevi chissà quale salto in avanti. Introduceva il colore, introduceva pure la cosa figa che i giochi di Game Boy venivano visti tramite retrocompatibilità e gli venivano assegnate delle palette randomiche. Alcuni giochi avevano proprio delle palette fatte apposta per loro, e tutto molto bello, tutto molto figo. Però come dicevo nel video dove facevo la classifica delle console, sa un po' di delle console portatili, sa un po' di occasione sprecata. Viene considerato a tutti gli effetti un hardware differente rispetto al Game Boy, non è considerato una revisione, è considerato come il successore del Game Boy, un po' come poi il Game Boy Advance è il successore del Game Boy Color. Secondo me si poteva fare molto di più. Probabilmente sempre nell'ottica del contenimento dei costi non hanno fatto di più, però era lecito aspettarsi uno step in avanti. Non può non essere una piena. Guarda, ti dico, mettiamolo così, lo metto il Color
in A, ma lo metto dietro al Game Boy. Lo metto proprio... È come se stesse, diciamo, un passettino indietro. Ranidos! Grandissimo Kill Duke, bentornato. Ranidos a te. Quel GameCube azzurro... Andiamoci step by step. Intanto cercatemi quando sono usciti i Pokémon Mini, ragazzi. E soprattutto cosa cambia tra questi tre Pokémon Mini. Perché ci sono tre versioni Pokémon Mini? Questo lo ignoro completamente. Quindi io direi a questo punto siamo sempre gli stessi Pokémon buoni. No, in realtà siamo tantissimi. Per i miei standard siamo tantissimi, ragazzi. L'importante è la chat e come la usi e non quanto è grande. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere. A questo punto passiamo al Super Nintendo, come diciamo noi americani. Devo solo trovarlo, non lo vedo, ma c'è il Super Nintendo. Dove me l'ha messo? C'è solo quello americano. Ma questa classifica l'ha fatto un americano, un maledetto americano. Vabbè, abbiamo solo quello americano, il Super Nintendo è una cosa che un po' mi fa arrabbiare, perché ragazzi il design del Super Nintendo americano mi fa veramente schifo. Tra l'altro io ho dei parenti in Canada e quando andai a visitarli nei primi anni 2000... avevano il come si dice no, la mansarda, vabbè, l'area hobby dentro la loro villa canadese super rich, a cui era collegato un Super Nintendo americano, e avevano Donkey Kong Country 2, gliel'ho proprio fuso. Avevano anche un Nintendo 64, Nintendari, io ancora non avevo capito bene come girava il mondo, infatti a casa avevo la PlayStation, però gliel'ho proprio fusi, gliel'ho pure finito Donkey Kong Country 2. Vale quello che stavamo dicendo prima, per me è la prima S in assoluto, è la S di Super Nintendo, non potrebbe essere altrimenti. C'è tutto, c'hai l'apice del 2D, c'hai un controller pauroso, c'hai una console pure bella esteticamente. E i primi esperimenti con il 3D, una libreria sconfinata, capolavori su capolavori, Super Metroid, A Link to the Past, Super Mario World, Super Mario World 2, F-Zero, veramente potrei andare avanti per ore, Final Fantasy 6, Chrono Trigger, ma di che stiamo a parlare? Ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Leggetelo nel titolo, è una tier list, stiamo a parlare di questo. Nerdavo durissimo, ragazzi. Non cambia solo il colore, ragazzi, e cambia in realtà proprio tutta la forma. La versione americana è super squadrata, è bruttissima rispetto alla versione europea. E poi c'è il baffo iconico, quei quattro colori, qua è tutto sto violaceo, smorto, che non è il viola del GameCube. Cioè, una cosa non ha senso. Vabbè, non c'era Baldo. È vero. La grande mancanza è che non c'era Baldo in queste lineup. Ma Baldo alle ciance, andiamo avanti. E ragazzi, qua mi avete cercato i Pokémon Mini quando sono usciti, perché sospetto saranno usciti prima del Game Boy Advance, quindi più o meno ci stiamo. Io qua non so neanche come distinguerli, non sono abbastanza un Pokémon connoisseur, come diciamo noi francesi. Mario di Grey, intanto benvenuto tra i voracci, non ti ho visto. Sono uscito nel 2001 dopo Nintendo 64. Bene, allora passiamo di prepotenza al Virtual Boy. Attenzione, ci stiamo dimenticando della fetecchia più fetecchia del mondo proprio. Lo schifo dello schifo. Una console marchettata come portatile, in realtà la dovevi per forza appoggiare al tavolo. Faceva venire il mal di testa dopo 5 secondi. Tra l'altro sono usciti fuori dei racconti su come venivano testati i giochi sui playtester, che praticamente erano delle torture medievali, una cosa bruttissima. E gli facevano la cosa tipo la cura Ludovico, si chiamava cura Ludovico, magari sto dicendo cavolate. Vabbè, comunque arancia meccanica, e spero non dire cavolate. Ma oddio, non dico così tante, quindi non dovrebbe essere un problema. E cioè, non gli facevano sbattere le palpebre mentre giocavano al Virtual Boy per vedere se effettivamente provocava danni alla vista. Cioè, delle cose assurde. Fatto schifo a tutti, non si è comprato nessuno. E Nintendo ha subito fatto finta che non fosse mai esistito. Però, se non altro, ti dà l'idea che intorno a certi concept Nintendo ci ha sempre girato attorno. Era semplicemente troppo presto, era semplicemente il momento sbagliato, il luogo sbagliato, col pubblico sbagliato, esperimento fallito, oggi costa un fottio. Ed è un bel ehi. Qui si fa un bel salto in avanti e si va al Nintendo 64, qui è rappresentato quel suo iconico tridente.
pazzesco, ragazzi, pazzesco. E qui sono in difficoltà, qui sono molto in difficoltà, perché vale il discorso di prima che magari i giochi non sono invecchiati nel migliore dei modi, come è successo a tutto, diciamo, quella generazione videoludica, perché i primi motori 3D erano acerbi, non si sapeva bene come sfruttarli, sia a livello di prestazioni, di grafica, eccetera, eccetera, ma proprio anche di gameplay e di controlli. Però è anche vero, cioè, che se NES ha salvato il videogioco, il Nintendo 64 ha inventato la tridimensionalità all'interno del videogioco, in modo goffo, in modo che oggi fa ridere, in modo non attuale. Pensare a un controller del genere fa molto sorridere. E se vogliamo è una console che ha dato alla concorrenza la strada da seguire per perfezionare delle idee che Nintendo ha avuto per primo, ma per averle è arrivata in ritardo su tutta la concorrenza. Se Nintendo 64 non va in S, ti tolgo il follow. ed è proprio questo il problema, ragazzi, è che stiamo parlando di Ocarina of Time, stiamo parlando di Super Mario 64. Cioè, già solo questi due, come fai a dire che non va in S? Sono invecchiati male? Sicuramente sì, però Majora's Mask, però tutti i giochi Rare, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, Conkers, Diddy Kong Racing, Super Mario Kart, Mario Kart 64, troppa troppa roba. Tutta Nintendo, è vero, tutta Nintendo. Già, neanche vi leggo, ma già so le obiezioni, tutta Nintendo. Però forse io... Però sai che se lo metto in S, poi anche il GameCube va in S, poi vanno tutti quanti in S. Forse... è difficilissimo. Super Mario 64 e Ocarina of Time hanno fatto scuola per tutti. CS. Carone Pazzi dice C di Carodo, ovviamente. No, ragazzi, per forza di cose va in S. Va in S perché se vuoi il contributo a livello di gameplay del NES è molto più opaco rispetto al contributo che hanno oggi i giochi del Nintendo 64 sul landscape, sul panorama moderno. Quindi... lo metto in S, però dopo il Super Nintendo. Direi che facciamo? Ci facciamo prima il Game Boy Advance o il GameCube? Dai, smazziamoci il GameCube. Oddio, ragazzi, manca ancora tantissimo. velocizziamo. GameCube. Beh, cioè, vi ho fatto un documentario di 21 minuti su sta console. Cioè, neanche c'è bisogno di spiegare il perché. Controller assurdo, ci sono affezionato, e se non siete d'accordo potete abbonarvi e spiegare il perché. Solo allora vi ascolterò. Esatto, su Nintendo 64 and the Make. E a questo punto ci mettiamo pure il Panasonic Q, che lo mettiamo qua giusto per occupare un posto. Sarebbe da mettere su AAA, ma alla fine è un GameCube nel cuore e quindi dai, un minimo si salva. Idea carina quella di rendere un multimedia center il GameCube, che poi era una delle sue grandi pecche, quella di non leggere DVD. Purtroppo aveva dei difetti strutturali clamorosi, tra tutti il fatto che dovevi sostanzialmente rebootare la console per passare da modalità DVD a modalità gioco, e in più ha il carrellino a estrazione super fragile. Tipso, benvenuto tra i poracci, ed è una delle cose che si rompe subito, mentre doveva essere una console, una revisione premium, in realtà è ancora più plasticosa, Dario conferma, e niente, quindi costava tantissimo, costa tantissimo anche adesso, ha dei piedini che costringevano a creare un nuovo Game Boy Advance Player da attaccare sotto, perché sennò la forma non andava bene, e era carina, ma realizzazione veramente pessima. E andiamo sul Game Boy Advance, ragazzi. E troppi ne mancano. Comunque è una periferica, non è una revisione. E manca pure il Satellaview, manca il Disk System. Ne mancano. GBA S, no, non sono d'accordo. Almeno ci possiamo arrivare all'S. Io farei così, metterei il primo modello di GBA, lo metterei su A, tra il primo Game Boy e il Game Boy Color. L'SP lo metterei su S, perché effettivamente risolveva tutte le criticità della console. In più era una grande idea quella della chiusura a shell, a conchiglia. E il micro invece lo metterei sulla D o in AAA. Ora argomento velocemente queste tre scelte. Tac, sì.
Sì, ora vi spiego anche perché. E allora, quindi direi, il problema del Game Boy Advance, ottima libreria, ottimo tutto quanto, ma ragazzi, non si vedeva nulla, non si vedeva nulla, io non so come ho fatto, ci ho giocato veramente centinaia di ore, non si vedeva nulla. Se io fossi stato mio padre, mia madre, mi sarei preoccupato che mio figlio guardava il buco nero. Come faccio a vedere con questi occhi oggi? Non lo so, però grandissima console, retrocompatibile, top. Stesso discorso per il Game Boy Advance SP, però risolveva il problema dello schermo e quindi sostanzialmente diventa un po' la console definitiva, e almeno per l'epoca, per il momento, e quindi va direttamente in S. Tra l'altro ci sono anche diverse revisioni, diciamo a livello di componentistica hardware, con una che ha uno schermo retroilluminato nettamente migliore, che sono gli SP101, se non sbaglio è questa la sigla. Mentre il Micro, ragazzi, è una console proprio che non ha senso. Volevano seguire il trend del miniaturizzare tutto, tutto quanto, a tutti i costi. Ne è uscito fuori un Frankenstein che, tra l'altro, rinunciava anche alla retrocompatibilità. Ma proprio, secondo me, per l'idea di potersi mettere un Game Boy nel taschino. No. Oggi costa un fottio e questa cosa mi dà ancora più fastidio. Quindi, per me è ehi. Ti avrebbero consigliato di masturbarti. Comunque era meno peggio del GBA, esatto. Ah, è vero, scusate, grandissimo Dario. Ah, una cosa in più del Game Boy Advance SP, che aveva la batteria a litio, giusto? Non aveva più quei cacchio di batterie stilo che finalmente venivano abbandonate. Crux, recuperalo assolutamente, perché sì, era illuminato, perché vale una fortuna. Una fortuna relativa, ma per noi poracci, every fortuna is a fortuna. Every Game Boy is a fortuna, but Game Boy Advance Micro is the real fortuna. Poi a questo punto, tac, vediamo... Ah, ci siamo dimenticati, scusate, i Pokémon Mini. Ragazzi, mi dovevi dire al volo? Quindi sostanzialmente queste qua sono semplicemente differenze regionali di versione, ma è sempre la stessa console. Vabbè ragazzi, io non l'ho mai toccato, mai lo toccherò. E quindi lo metto in AAA, lo metto agli stessi livelli della Pocket Station, va bene. Uno lo mettiamo in D, così, tanto per fare una forma un po' più equilibrata, per non sbilanciare le nostre costruzioni. Ma qui ammetto la mia ignoranza videoludica, ma più che altro non ne ho mai preso uno in mano. Ma so che erano tutti mini giochi un po' così, insomma, niente di che. Era veramente, magari ora i fan si incaccheranno parecchio, ma era un cash grab, era una cosa per, insomma, sfruttare l'IP e vendere dei Game & Watch sotto una nuova scocca. E noi con queste cose Nintendo a noi non ci frega, non è che ci vende qualsiasi cosa e noi ce la compriamo. Quindi, dove siamo arrivati, ragazzi? Si va al DS. Il tank, il ciccione. Ah, qui tra l'altro, in generale il DS è una console da S. Ok? Però effettivamente la linea evolutiva è interessante, perché io la metterei così. Questo è sbagliato però. Questo va per ultimo. Questo va per secondo. Ok, non confondiamoci. Metto il ciccio DS, lo metto in A. Però lo metto davanti a tutte le altre console. No, a livello di importanza dopo il Game Boy. Ho idee ottime, bellissima intuizione. Però a livello di design una... No, non si può fare, è invecchiato malissimo, proprio orrendo. E si poteva ottimizzare ancora tantissimo e effettivamente così è stato. Rumore della 3D Stars, le notizie passano prima dal tuo canale che dagli altri. Grandissimo. Allora è servito a spingere così tanto. Esatto, Nintendo non ci fregherà mai. Non ci avrai mai Nintendo, mai. Credo tutto. Vi farei vedere che scena triste con la sensor bar della Wii U che è caduta dallo schermo. Vabbè, però per fare spettacolo, questo è altro. Il DS Lite io lo metto in S. Lo metto in S. No, però non si può mettere prima di Nintendo 64. Lo metto in S perché era ancora retrocompatibile. Era lo schermo era migliore, le dimensioni, cioè esteticamente era più figo.
e ottimizzava tantissimo quello che era il DS, sia a livello di design, che non mi ricordo se a livello di funzionalità aveva anche qualcosa in più. La camera frontale, no, ce l'aveva già. Non dovrebbero esserci troppe differenze a livello di funzionalità, se non sbaglio. Però per me, veramente, diciamo, è un po' l'apice della linea evolutiva DS, perché con gli DS Lite effettivamente aggiungono un bel po', però perde qualcosina. E col DSi, scusate, col DSi si perde qualcosina. La camera c'aveva il DSi, ok. Tutte cose che arrivano col DSi. Parte, diciamo, la nuova era della Nintendo, no? Col DSi che con i DSiWare, diciamo, unità di futuro, aggiungeva tante di quelle cagate che stavano prendendo piede che avrebbero preso piede poi con gli smartphone. E Nintendo provava ad avere una console multimediale, ecco. Per me, meno bello del Lite, perché perde la retrocompatibilità. Primo store digitale, ci sta, lo metto in A, lo metto accanto al modello originale, ma il Lite per me c'è la retrocompatibilità, che è proprio un plus enorme. Poi ovviamente, ragazzi, io sto andando a memoria, se dico delle cagate correggetemi senza problemi. Io farò finta di non leggervi e mi inventerò poi che è un'idea mia quella di correggermi. Però la revisione XL io non l'ho mai avuta tra le mani, è uno degli ultimi cimeli che volevo recuperare, poi però mi sono un attimo fermato. Dovrebbe però essere a tutti gli effetti semplicemente una versione XL. Cioè, ne aumentava le dimensioni. Se vogliamo, dà vita pure a un trend un po' del cacchio di Nintendo, che invece di far uscire le console portatili direttamente nella loro forma finale, inizia a fare 100.000 taglie diverse, manco fossero dei vestiti da H&M. E a questo punto io lo metterei più in basso e lo metterei su cane. Quindi, fatto questo, a questo punto si va sulla Wii. Qua mi odierete, perché gran parte di voi, ragazzi, sono nati e cresciuti con la Wii. Per me sì, è una console fondamentale, una console importantissima, però gli manca quel guizzo che proprio mi fa dire sì, è una console epocale, però non è un'epoca che riguardo con tutta questa gioia, ecco. Ci sono delle cose proprio che non mi sono mai piaciute. Ci sono troppi compromessi. E quando, io mi ricordo questa cosa, quando c'era la Wii, allora, quando c'era GameCube, con la Nintendo non ci giocava nessuno. Nessuno si inculava a Nintendo, nessuno ne fregava niente se tu gli provavi gli amici. Non avevo amici, ma non la soffrivo come cosa. Durante l'epoca della Wii io soffrivo il fatto che i giochi che ci uscivano sopra non mi piacevano più così tanto. A parte delle eccezioni, va bene, però sentivo che mancava qualcosa. Se su GameCube ha avuto Melee, qua c'era Brawl, e Brawl era, mi piaceva di meno. Mario Galaxy, sì, vabbè, Mario Galaxy intoccabile, proprio intoccabile. Twilight Princess, mi piaceva meno di Wind Waker. E poi comunque era pure un... Skyward Sword, troppo condizionato dai motion control. Cioè, avevo proprio la sensazione che l'hardware, per come era concepito, avesse condizionato eccessivamente lo sviluppo dei software verso una strada che non mi interessava. Passata la novità iniziale, mi rimase veramente poco dentro, e quindi ne riconosco l'importanza, ma ve lo dico, io la metterei in B, però so che sarebbe proprio una presa di posizione troppo forte, e la metto in A. Perché? Però ultimissima tra le A. Però in B ci metto la revisione che eliminava la retrocompatibilità col GameCube, perché dai, cioè, non puoi fare una cosa del genere, sei un pazzo, sei proprio un folle. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma un modo per identificare al volo quale versione di Wii stiamo prendendo in esame, quella che veniva presentata in orizzontale nelle foto prodotto, era quella che non aveva più la retrocompatibilità. E ancora più giù ci metto alla C, ci metto la Wii mattone, la Wii Mini, perché veramente all'anima del contenimento dei costi questa qua praticamente prendeva e toglieva qualsiasi cosa e lasciava, non lo so, soltanto l'idea di Wii praticamente, non ci si poteva fare nulla,
Tra l'altro, fossi in voi, la recupererei, perché è ancora una di quelle revisioni che non cerca nessuno, ma secondo me fra qualche anno improvvisamente la gente si renderà conto che sta console non la voleva nessuno, ha venduto poco rispetto a quello che ha venduto la Wii base, la sua prima revisione, e inizierà a valere qualcosina, secondo me. Esatto, Bauhaus, la Wii, lo leggo poi per chi ci guarderà su YouTube, ascolterà su YouTube. La Wii ha il difetto di aver saturato il mercato con troppissima fuffa, che ironicamente era quanto aveva combattuto il NES quando fu immesso sul mercato. Esatto. Wii Mini è la quintessenza della console foraccia, dice Radioga, esattamente. Ha un design bello la Wii Mini, però era quello che era. Sì. Però diciamo è il... Cioè, se già parto che non sono convintissimo con la Wii... Poi la Wii che toglie la retrocompatibilità mi fa male al cuore, e poi la Wii senza la Wii, la Wii che non switcha, proprio no, per me è no. E quindi andiamo avanti. E a questo punto ci siamo fatti la Wii e andiamo di Wii U o 3DS. No, non potevi collegarla a internet, era, ragazzi, era tipo un mattone sul serio, cioè non comunicava con l'esterno praticamente. Era un teenager chiuso in cameretta. E dai, Wii U, e tanto qua. Allora, qua vi faccio incazzare tantissimo. Io adesso vi faccio vedere dove la metto. E poi voglio leggere in chat quello che dite. Ok. Proprio a essere buoni, buoni, buoni. Ci sta. No, dai, ma io. Cioè, per una volta voglio litigare. Voglio che qualcuno mi dica: non capisci nulla. Ci sta. Che cazzo. Di no perché ha bei giochi. E niente. Wii U è Bauhaus, esatto. Alla fine non possiamo farci niente. Vabbè, volevo creare un po' di, ragazzi, di tensione, di frizione, pure per chi guarderà il video dopo, ma niente, vabbè. Però nessuno vi sta leggendo, quindi vorrei inventarmi che siete super arrabbiati, che volete denunciarmi a Twitch, alle autorità competenti, alla regione Lazio, insomma, non lo so. Posso creare un po' di attrito che non esiste. Volevo guardare la sconta, più che altro avevo scambiato GameCube con Wii. Personalmente a me sarebbe sembrata più corretta come disposizione, ma sono dettagli. No, non c'è, no, per la mia storia personale non ce la faccio. A livello di storia del videogioco probabilmente il GameCube dovrebbe andare più in basso, e la Wii sì, si meriterebbe sicuramente la S. Però è anche la mia classifica, insomma, ci decido io. Contro la chat, tanto poi nel video su YouTube dagli tutto, esatto. Comunque, BC, ragazzi, che insomma significa anche Before Christ, o anche una categoria di un certo tipo di siti, ma che noi non frequentiamo. Ancora una volta, secondo me, più o meno siamo sulla stessa problematica del Virtual Boy. Bella idea, in anticipo di 10 anni, lasciate perdere, proprio no, non funziona, peccato, perché c'era tanto potenziale. Nintendo è stata però la prima a non sfruttarlo, e se non ci pensava Nintendo, non ci pensava nessuno, perché non c'era nessun altro. Una vera landa desolata, il nulla cosmico, e niente. Sì, i titoli interessanti sono stati, grazie a Dio il 90% l'abbiamo riscoperto pagandolo una seconda volta su Switch, una console di passaggio, nata sfortunata, e diciamo che Wii U è dovuta sacrificarsi affinché Switch potesse camminare. Non so com'è il meme, però era più o meno una cosa del genere. Comunque, lo vogliamo dire, Breath of the Wild è un gioco nato e concepito su Wii U. Rimane comunque una console fondamentale. Senza Wii U non avremmo mai avuto l'inizio dello sviluppo di Breath of the Wild, e quindi magari su Switch è ottimizzato leggermente meglio, però insomma. Anzi, probabilmente in alcune feature è stato limitato, proprio perché doveva andare anche su. Di passaggio è stato un quasi suicidio, sì, un suicidio di passaggio. Diciamo che si stanno suicidando, poi sono stati salvati all'ultimo. Bene, ragazzi, ci siamo quasi. We are almost there. A questo punto mi smazzerei
Le mini console. Allora, la cosa delle mini console è stata una moda abbastanza inutile, che però è finita in fretta. Grazie a lui. Però direi che quelle Nintendo alla fine sono quelle uscite meglio, praticamente. E Sony è riuscita a abbassare tantissimo la qualità percepita dai competitor. Quindi io direi, in realtà, allora, guardate, metto in C il NES Mini, e però lo SNES Mini lo metto in A. Allora, c'è una cosa innanzitutto che magari sto sbagliando, però correggetemi. Lo SNES Mini arrivava con due controller, il NES Mini con uno solo e il secondo te lo dovevi comprare a parte. È vero o non è vero? Me lo sto inventando. Poi aveva soprattutto la cosa che, vabbè, i giochi erano pazzeschi sopra, ma in più c'era sia Star Fox 2 mai rilasciato prima, bomba, una cosa bella. È vero, sì, non le puoi paragonare alle altre console, però diciamo nella loro micro categoria, secondo me ci sta dire che il Super Nintendo Mini aveva una libreria super interessante, aveva il doppio controller e poi era il Super Nintendo, quindi secondo me partiva già avvantaggiato, ecco. I giochi erano già dentro sia nel NES Mini che nello SNES Mini, sì. E a questo punto, anche se facciamo un attimo un salto generazionale, metterei pure subito i Game & Watch. Give me the watch. Super Mario Bros. Lo metto in D. Idea carina, è anche questa un soprammobile. Ma la cosa del tempo limitato forse si meriterebbe addirittura E. Una delle più grandi zozzate mai fatte da Nintendo. Mentre quello di Zelda è venuto decisamente meglio. Anche più funzioni, più giochi, più cose, più easter egg. Lo metto in B, tranquillamente. Però si tratta pur sempre di soprammobili da collezionisti. Sono una selezione di circa 20 titoli sul NES Mini e mi sembra anche così per lo SNES. È molto più facile la conversazione. Vabbè, ti salvi perché siamo in pochi, quindi più o meno riesco a leggere tutti quanti. Quando saremo 1000 qua, non so come farò a rispondervi a tutti quanti. Godetevi questa era di interazione. Le leve 3DS sono imbarazzanti, ok. Ci siamo, raga. Madonna, quanti sono? Cioè, vi rendete conto che già solo per questo fatto che ne esistono 6 revisioni diverse? C'è qualcosa che non funziona. Pochi mappori, esatto. Ci sono più 3DS che altre cose a Nintendo, esatto. Che roba assurda. Allora, overall direi che è una console da A, ma parte malissimo, ok? Quindi direi che il primo modello, aspettate, fatemi vedere cosa ho messo in B, in C. Ok, il primo modello lo metto in C, non volevano monetizzare. Forse si meriterebbe anche di scendere un pochino di più, perché ragazzi, cioè, presenti una console che punta tutto sui motori poligonali o in gran parte sui motori poligonali e non metti un secondo stick analogico, sei un pazzo. A livello di design era un po' così e così. Prezzo fuori di testa e soprattutto l'idea del 3D stereoscopico, secondo me, è proprio un'idea di merda. È proprio una cosa che non funziona, è una cosa super cringe, è una cosa che, cioè, mi sembra proprio che Nintendo si sia fatta prendere dall'ansia dell'oddio, stanno uscendo i film in 3D, oddio, ci stanno le TV in 3D, dobbiamo farlo anche noi. In realtà era un concept, sì, che già stavano sperimentando da tempo, già l'avevano sperimentato sul GBA, tutto quello che vi pare, tutto quello che volete. Ma ci hanno creato sopra una console. Per me è una follia. Tanto che poi, mano a mano, questa feature sarà abbandonata dagli stessi sviluppatori. Secondo me il primo modello è più basso di Wii U. Però Wii U ha avuto solo la sfortuna che non si è potuta evolvere. Magari sarebbe anche potuta peggiorare, conoscendo Nintendo dell'epoca, chissà. Nintendo si fa prendere all'ansia per la tecnologia attuale, usa ancora i codici amico, esatto. È una cosa assurda. Tra l'altro, cioè, è una delle poche volte che ha proprio cannato gimmick. Mentre gli ha detto benissimo per i motion control,
gli ha detto la grande per la cosa dell'ibrido. Col tablet aveva intuito, col 3D, cioè, ma come gli è venuto in mente? Ma perché? Cioè, perché dovrebbe essere una cosa bella? Questo non capisco. Questo proprio non lo capisco. Leggermente meglio il 3DS XL, ma secondo me sta sempre là. Anzi, forse, cioè, è una revisione che ti domandi, ma ce n'era veramente bisogno? La risposta è boh. Poteva fare un Virtual Boy XL. È dal Virtual Boy, è verissimo, però ragazzi, qualcuno gli avrebbe dovuto dire, guardate, no, non, cioè, anche se abbiamo la tecnologia, lasciamo perdere. Il 2DS, il primo 2DS, lo metto ancora più sotto, e anche qua mi sa che mi odierete tantissimo, ma questo più che altro perché secondo me non ha proprio senso. Va bene l'ottica del contenimento dei costi, va bene pensare qualcosa per i ragazzini, per i più piccoli, eccetera, eccetera, però, boh, io l'ho sempre trovato orrendo, scomodo e poco ispirato. Un ciabattone, cioè, non ha senso, per me è troppo. Ci riprendiamo invece con il New 3DS, che finalmente aggiunge, porca miseria, allo stick. Quella cosa della libreria dedicata non mi è mai andata giù, però va bene, anche una console un po' più potente, eccetera, eccetera. C'è un bel salto in avanti. Siamo quasi borderline da poterla considerare forse la stessa console. E vabbè, tanto li metto, ragazzi, li metto insieme. Li metto, non cambia assolutamente niente. Li metto entrambi su Bauhaus. Se è il new, quale dei due è il new, non lo so. È praticamente impossibile distinguerli. Il secondo analogico è ancora scomodissimo, il capezzolino, però intanto c'è e non ti obbliga a comprare una periferica per giocare giochi in 3D, porca miseria ragazzi, è grave, è molto grave. E Ina ci metto il mio Nintendo 2DS XL, che lo metto qua perché l'ho sempre detto, per me è l'apice del progetto 3DS, e per avere l'apice del progetto 3DS bisogna prendere un new 3DS XL e togliergli il 3D, che tanto non l'ho mai utilizzato, non lo utilizzerò mai, nessuno lo voleva, tutti se ne sono dimenticati. Questa è la forma migliore senza la funzionalità più inutile. Lo so, ma è come cosa è provocatoria, ma cioè è un dato di fatto. Secondo me hanno proprio cannato il concept alla base della console, e ti fa capire quanto sia stato un lancio incerto quello del 3DS, quanto fosse una Nintendo che non aveva chiaro quello che stava facendo. Beh, purtroppo è così. Come console rimane, ha un ottimo parco titoli, ha tante cose buone, però ha pure una storia super travagliata. Ma una console che praticamente tagli di un terzo il prezzo del lancio dopo pochi mesi, e addirittura regali i giochi a chi se l'aveva comprata a prezzo pieno per evitare figure di merda, evidentemente gli si è reso conto da solo che c'è qualcosa che non funziona nel progetto. Allora, la Switch grigia a destra dovrebbe essere la Lite. La prendiamo buona per Lite, dai raga. Vabbè, Switch base la mettiamo in S, semplicissimo. Forse è l'unica console che non vi devo introdurre. Anche se qua, voi la mettereste prima o dopo il Super Nintendo? Allora, secondo me è troppo fresca per poter dire che sì, effettivamente ci sono legato più che al Super Nintendo. Per ora, per anzianità, metto il Super Nintendo. Fra 5-10 anni ci ritroveremo qua su Twitch e vi dirò se effettivamente le cose sono cambiate o meno. La Lite la metto in B. Sì, dai, in B ci sta. Alla fine è stata una mossa azzardata, ma che ha ripagato. E paradossalmente è un po' come il 2DS, mette in luce che alla fine, al di là del gimmick, al di là delle possibilità che ti offre un hardware, il 90% delle volte a vendere sono i giochi. E la OLED è sicuramente meglio della normale, però è anche vero che è una revisione che non ha assolutamente l'impatto che avrebbe dovuto avere una nuova Switch.
una via di mezzo tra un nuovo, tra il nuovo e il vecchio, che è un passaggio che si sarebbe potuto evitare. Chi entra per la prima volta nell'ecosistema Switch e non ha mai giocato a quella base, a questo punto dico compra direttamente la OLED. Se sei uno che ha la Switch base, è necessario comprarsi la OLED? Non lo so, non lo so. Quindi sicuramente meglio della Lite, però non può essere a livello di impatto a livello della prima Switch, quindi la metto in A e la metto a Wii, la faccio andare proprio in fondo. No, l'ho fatta anch'io, capirai, è la terza Switch praticamente. Però così, così ragazzi. Ci siamo, alla fine nelle parti basse c'è solo una vera e propria console, diciamo, come la possiamo considerare oggi. Se ci sono console in C e in B, poi ci sono altrettante revisioni nelle parti alte, quindi siamo stati molto buoni. Guardate, forse la OLED può slittare tranquillamente in B, eh? E sì, in B. Dai, così si pareggiano le due linee. Lo so ragazzi, però la Wii U ci possiamo essere affezionati. De Bunis, benvenuto sul finale. Ci possiamo essere affezionati, ma cioè non ha neanche avuto modo di esprimersi, capito? Bene o male il GameCube i suoi 5-6 annetti se li è fatti, e se non altro era attiva nella competizione, era presente. Wii U era fuori dal mercato nel momento stesso in cui è uscita. Insomma, siete soddisfatti? Siete soddisfatti di questa tier list? Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poracci! Fim, 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 fim.